Bello a tutti, rieccoci ancora insieme. Allora, oggi abbiamo un brevissimo tutorial, ma secondo me molto interessante. Dico molto interessante perché questo tipo di rumore a volte confonde, quindi si possono andare a cambiare facilmente delle cose che praticamente non erano necessarie. Il problema che abbiamo oggi è praticamente su una Lancia Musa, ma potrebbe essere anche una Fiat Idea, ma potrebbe anche essere una Mito o una Opel Corsa D o una Grande Punto. Praticamente il rumore che si sente praticamente lungo il volante si percepisce sia da vettura ferma che in movimento. Il rumore che si avverte praticamente da fermo, se facciamo destra e sinistra, se devo fare stutum stutum, il solito rumore da piantone, che potrebbe essere anche sulla Fiesta, e la Fiesta nuova è la stessa cosa. Mentre in strada lo fa nell'abballamento, anche nelle piccole buche si sente praticamente questo rumore che si ripercuote fin sopra al volante. Quindi con questo tutorial io vi vorrei mettere in guardia, perché è già capitato che hanno fatto dei lavori e alla fine non li hanno risolti. Quindi partiamo così. Allora, intanto vi faccio sentire il rumore e poi dopo vediamo di smontare e risolverlo. Mettiamo in moto. Ok, allora, dopo aver sentito il rumore, io mi sono già preparato una Torx da 12, quindi femmina. Vado a allentare il bulloncino lì in basso, appunto del giunto cardanico, mentre l'altro bulloncino lo troviamo. Allora, ovviamente io qua ho tirato via la copertura per velocizzare il video, e l'altro bullone praticamente lo troviamo, se voi notate qua dentro, qua in questo buco c'è la parte alta del piantone. Allora, e c'è un'altra vite Torx da sempre da 12, ok, quindi qua dentro qua bisogna fare attenzione comunque. Anzitutto bisogna svitare tutte e due, quindi liberare il piantone, ma vi raccomando sempre di smontarlo a ruote dritte, e appunto fare attenzione a dopo che avete staccato il piantone a non far ruotare il volante, se no altrimenti andrete a rovinare la spirellata airbag che è qui dietro. Quindi adesso lo smonto e ci vediamo tra un attimo. Allora, una volta smontato il piantone, detto anche giunto cardanico, perché non tutti lo chiamano uguale, praticamente, se voi notate, allora innanzitutto non c'è un'ombra di almeno un pochettino di grasso, praticamente è secco, guardate. E lo noterete anche quando magari vi fate fare questo movimento, che è molto tenero, che è molto libero. Quindi adesso la procedura che è da fare è andare a posizionare del grasso qui intorno, farlo lavorare su e giù più volte finché il grasso diciamo penetra qui giù. Il grasso che si usa per fare questo lavoro qua normalmente è preferibile un grasso del genere verde, che è molto filante, guardate, e questo qui è un grasso abbastanza duro. Noi l'abbiamo, cioè eventualmente se qualcuno è interessato a questo grasso, praticamente basta chiamare in azienda. Magari io sotto al video qui lascerò, nella descrizione del video lascerò un numero di telefono dove potrete telefonare e parlare con Fabio e chiedergli questo grasso verde filante per i giunti cardanici. Ok, dopo aver fatto il pastrone qua davanti bisogna fare questo movimento qua. Bisogna farlo lavorare su e giù e fargli scendere il grasso più in basso possibile. Guardate, praticamente facendo questa operazione al 90% dei casi sparisce il rumore, ma comunque è consigliabile fare un lavoro del genere quando magari avete dei problemi diciamo sullo sterzo, specialmente quando fate questo movimento qua. È consigliabile perché il grasso, diciamo, a ingrassare un piantone non costa tanto,
prima di stare a cambiare una scatola guidi che magari non si è sicuri, perché molte volte i rumori che provengono appunto quando uno sterza a destra e a sinistra, diciamo che l'80% dei casi non è mai la scatola guida, è sempre qualcos'altro. Però col fatto che uno dice vabbè, ma io sento il rumore quando sterzo, ma non c'entra niente. Però purtroppo non tutti la pensano così, pensano soltanto a dire ma io quando sterzo fa rumore, e quindi per loro è qualcosa che è inerente allo sterzo. E vabbè, io dico di no, bisogna sempre fare delle prove in croce, quindi prima di stare a cambiare dei pezzi bisogna guardare bene bene e non cambiare i pezzi col gusto di cambiarli o perché si leggono sui forum oppure perché non so, il suo meccanico gli ha detto che è da cambiare questo. Allora io vi dico questo perché purtroppo tutti i giorni è la stessa storia, mi scrivono in privato e mi dicono Vincenzo, io c'ho un rumore, ho già cambiato questo, ma c'è ancora. Però poi quando gli vai a chiedere scusa, ma perché hai cambiato sta roba qua? E loro ti dicono ma non lo so, l'ho letto in un forum, ma non lo so, me l'ha detto il mio vicino di casa, ma non lo so, ecco, e cambiano. E ragazzi, io, a me dispiace che voi spendete i soldini buttati via poi tra l'altro, e soprattutto che non risolvete. Quindi secondo me bisogna fare un po' più attenzione, ma non solo su queste cose qua, ma su tante cose. Adesso stiamo facendo questo lavoro qui e quindi stiamo parlando per la, diciamo, per il rumore lo stesso, potrebbe essere qualsiasi cosa. Quindi io vi invito ragazzi, prima di andare a spendere soldi per l'anima, come si dice, fate attenzione, contate fino a 10 prima di spendere. Comunque adesso finisco di fare questa operazione qui. Quando mi assicuro bene bene che il grasso è andato fino in fondo, lo monto e poi dopo vi faccio vedere al lavoro finito se abbiamo risolto. Ok, allora dopo aver montato il piantone, giustamente se l'avete ingrassato bene, una volta che viene aperto la parte inferiore vi rimane così tutto sporco di grasso, quindi preferibilmente andare a pulire quel grasso in eccesso, perché il piede dell'acceleratore, giustamente stando in questa posizione, potrebbe andare ad arrivare lì e il cliente si sporca le scarpe. Quindi per evitare, ripeto, quel grasso in eccesso, tiralo via con un pezzettino di carta. Quindi io direi che possiamo sentire se fa ancora rumore. A voi vi posiziono qui perché secondo me è meglio che state qui per sentire il rumore. Quanto pare è sparito, ma io ero già sicuro di ste cose. Allora, secondo me questo video, se lo ascoltate con le cuffie, riuscite a sentire il rumore vero e proprio del piantone quando fa rumore. Allora, praticamente abbiamo risolto il problema soltanto ingrassando. Però io adesso vi volevo mettere in guardia ad un'altra cosa. Aspettate perché... Ok, no, mi sto guardando intorno perché c'è il cliente della macchina. Allora, vi voglio mettere in guardia di una cosa. Scusate, ma c'ho il telefono messo male nelle mani. Allora, praticamente cosa succede? Molte volte, perché è già capitato, quindi ragazzi, quando vi racconto le cose vuol dire che sono accadute realmente. Immaginate che questo cliente andava dal meccanico, ok? Quando girava a destra e a sinistra sentiva fare questo rumore e dicono è la scatola che fa rumore, ok? Ovviamente per andare a cambiare la scatola devono smontare il giuntino qui in basso, quello che vi ho fatto vedere poco fa, quindi svitano la vite, tirano sul piantoncino per cambiare la scatola. Solo che è stato fatto quel movimento lì, cioè che il piantone è stato chiuso e poi è stato riaperto, praticamente per un attimo gli avete cambiato la posizione, ok? Ma è ovvio che poi quando lo andate a ristringere lo rimettete dove era, però all'interno
del canotto, diciamo, del giunto cardanico, c'è comunque tracce di grasso. Quindi quando la parte inferiore è andata su, si è tirata giù un pochettino di grasso. Quindi cosa succede? Con questo vi voglio dire che basta che fate su e giù due o tre volte che sparisce il rumore, ok? Allora voi immaginate che lui cambia la scatola dello sterzo, tocca il giuntino, il rumore sparisce, però dopo una settimana o due riappare il rumore. Allora dico, ma come? Abbiamo cambiato la scatola e fa ancora rumore? Allora danno la colpa alla scatola, e invece non è così. Praticamente era il giuntino. Io perciò prima, mentre lo ingrassavo, vi ho detto, fare la prova di ingrassare il piantone costa zero, cioè solo il costo del grasso, ok? Però almeno lì partite da un punto di partenza, quindi dal zero. Quindi se il piantone risolvete, come ho fatto io, se il rumore c'era ancora, allora vuol dire che proveniva dalla scatola. Quindi con questo voglio dire, mai precipitarvi, perché la storia che hanno cambiato la scatola e poi è apparso il rumore, e capita, cioè è capitato e capita tuttora. Cioè non so se rendo il discorso del piantone. Voi magari fate una prova. Qualcuno di voi che ha un piantone che fa rumore e non avete il grasso sotto mano, voi provate a staccare lì sulla scatola guida, gli fate fare 3-4 volte su giù, su giù, su giù, e poi lo rimontate e vedete che il rumore sparisce. Però una bella ingrassata ci starebbe. Quindi ragazzi, io con questo piccolo video vi saluto. Mi raccomando, nella descrizione del video vi lascio il numero telefonico per acquistare questo grasso, oppure potete mettere un altro tipo di grasso, basta che sia bello duro e filante, ok? Ragazzi, che dire, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, bel like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Ciao a tutti!